Questo è Timeline, benvenute e benvenuti a Timeline. Oggi partiamo così, ricordando il grandissimo Ernesto Assante, il grandissimo critico musicale che ci ha lasciati questa settimana. Lui tra l'altro venne ospite proprio qui a Timeline, una bellissima ospitata che insomma realizzammo nel 2019. E lo vogliamo ricordare con questa canzone, perché lui in un'intervista, quando gli chiesero che canzone preferisce per un lungo viaggio, no, per viaggiare, lui rispose proprio così, con i The Who, Wonderful Again. E quindi insomma noi vogliamo ricordarla così, con la canzone che lui scelse per viaggiare, e gli vogliamo augurare buon viaggio proprio con questa canzone. E sui social sono tantissimi i ricordi, vi mostro insomma alcuni dei post pubblicati. Parto da questo, da Vasco Rossi, che l'ha voluto ricordare con questo post dicendo addio al grande Ernesto Assante. E poi ancora Laura Pausini che scrive: senza parole ti ho sempre stimato tanto. E poi l'amico di sempre, il fratello di sempre, Gino Castaldo, che ha pubblicato questa foto scrivendo: fratello mio. E vediamo insomma qui in questa foto la sua ospitata del 2019, eravamo anche con il regista di allora, Maurizio Malabruzzi. E noi diamo il via alla puntata, partiamo dal primo ospite. Lui è un bravissimo attore, adesso ovviamente voi lo conoscete come Beppe di Mare Fuori, ma lui ha una grandissima e lunghissima carriera fatta anche di tanto teatro, tanto cinema. Per la prima volta a Timeline, Vincenzo Ferrera, benvenuto! Eccolo! Eccomi. Ciao Marco! Grazie per essere qua, ormai ci vediamo in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Sì, assolutamente, vero? Sempre contento di vederti. Grazie davvero per aver accettato l'invito. Grazie mille. Grazie per le foto, belle, grazie. Hai visto, qui sta scorrendo un po' di timeline della tua carriera, della tua vita. Sì, sì, beh, guarda Giacomo, sì, sì. Grazie, qua abbiamo Elisa, vecchissimo. Elisa Claps, no, qua sei stato invecchiato, esatto. Qua sei stato invecchiato. Esatto. Assolutamente, qui vediamo alcuni, qua, questo è un po' il red carpet, no? Sì, qua stavo benissimo. Qui, no, ma tu stai qua benissimo. Ma insomma, va bene. Ma te lo dico, attenzione, io. Attenzione che mi si vede un po' di panza. No, però, no, diciamo, guarda, glielo diciamo, guarda, subito. Il nostro regista. Andiamo sul primo piano, mi raccomando. Il nostro regista che è bravissimo, Alessandro Morbioli, guarda, ti ha fatto proprio un grazie, piano, un primo piano. Grazie, perfetto. Okay. Perfetto, allora ti vediamo col cast. Allora, caro Vincenzo. Dimmi, allora, abbiamo preparato tante cose per te. Sì. Oggi ci divertiamo. Sì. Vorrei partire da questo, lo sto mostrando nel mio tablet, perché su TikTok sei un grande protagonista. Sì, me l'hanno detto. Io non ho TikTok, però me l'hanno detto. Ah, tu non ce l'hai? Sì. Però involontariamente sei presente, perché guarda, c'è questa foto, leggi, c'è scritto Beppe Funny Moments. Cioè vengono pubblicati un po' tutti i momenti più divertenti che riguardano Beppe. Sì. Allora io partirei dalla clip 1 e vediamo un po' di alcuni momenti divertenti che non li abbiamo selezionati noi, proprio il tuo pubblico. Loro. Il tuo pubblico. Fantastico. Hanno fatto loro il montaggio, perfetto. Ci hanno pensato loro. Grazie. Lo vediamo, vediamo. Hai scassato cazzo. Oh, è più volte la curia. Il papà da me non mi ha toccato. Grazie. Mi vuoi mandare a fangolo pure tu? Vorrei il cazzo con mia madre. Metto la musica. Ti senti male? E se ne va. Perfetto. Di nuovo vai cercando guai. Come se avessi accettato. Scusa un attimo, eh. Vieni qua. Tu si scende. Gianni. Piacere, Gianni. Oh, hai capito che è un tipo molto riservato. Lei non parla tanto. Un falso magra. Ma l'affa. Lo sono pazzo struzzo. E vai, Gianni, non si... Entusiasmo. Abbiamo arrosticini. Sì! Hamburger. Sì! Juster. Sì! Abir. No, frutitoni. Solo gittoni. Sì! Che meraviglia! Grazie, grazie. Vero? Grazie. Bellissimo. Come dice Pino, sono un falso magro, esatto. No, non è vero. Esatto. Posso confermare che non è vero. Noi smentiamo le fake news a Timeline. Esatto. Non è grazie, vero. Marco, grazie. Non è vero. Comunque ringrazio tutti i ragazzi di TikTok. Grazie. È bello vedere, no, questo successo anche proprio sui social della nuova generazione, no? È bellissimo. Sì, è bello perché mi hanno proprio accolto. Alla fine vuol dire che un po' è arrivato il lavoro, vuol dire che mi ha premiato, insomma, si divertono. Un doppio messaggio, sia di commedia che di dramma. Assolutamente. Allora, devi sapere che su quella tua seggiola si sono seduti in passato altri attori di Mare Fuori, no? È arrivato Matteo Paolillo, poi Ludovica Coscione, Giovanna Sannino, insomma, mancavi tu, non vedevo l'ora che meno tu arrivassi. Esatto. Senti la differenza, no? Di spessore. No, per sapere.
No, siete tutti bravissimi. Tutti carini, no, siete tutti bravissimi. Carini, io so, li voglio, vi amo tutti. Li voglio molto bene. Però devi sapere che ogni volta quando, quando voi parlate, sì, a timeline, compaiono sui social e sul web un sacco di articoli. Cioè ti faccio vedere, che so, Fanpage, che ha riportato le parole di Ludovico Coscione qua, Il Fatto Quotidiano, sì, Web, o ancora Fanpage, TV Serial, Isekia. Insomma, tutti i siti parlano di voi quando pronunciate qualcosa qui a timeline. Quindi adesso tocca a te. Va. Cosa puoi dirci di Mare Fuori 5? Ci puoi pensa dire qualcosa? Pensa se dico una fesseria totale. Mare Fuori 5 si farà. Quindi, però non so dirti quali sono le linee, okay, ancora stanno scrivendo. Cioè Beppe ci sarà? Beppe c'è. Vabbè, ci è l'educatore. Sì, Beppe ci sarà, sono molto contento di questo. E sarà protagonista di qualche storia d'amore, di qualcosa? Chi lo... Beh, si svilupperà quello che stiamo... Ancora non è andata, non è finita, su Rai 2 si svilupperà la storia che ha cominciato a costruire, insomma, con la direttrice... Quindi non so dirti veramente niente, Marco, non l'hanno scritto. Però già queste, cioè, parole secondo me verrà, si svilupperà qualcosa. Esatto. Si qualcosa. Svilupperà. Sì, sì, sì. Qualcosa. Altro non so. Mi vuoi far dire qualcosa che non so? Non lo so, no, no, dimmelo tu. Beh, per forza, qualcosa scriveranno, se no non lo faccio. Cioè, del loro lavoro. Se no non lo faccio. Va bene, va bene. Senti, al di là di Beppe, no, mi piaceva, sì, piacere avere qua te oggi perché voglio proprio raccontare, oltre a Beppe, il grandissimo attore che tu sei, no? Cioè Vincenzo, grazie, Ferrera, e per me è molto importante. Grazie. Mi ha colpito una tua intervista perché tu hai detto che il successo a 50 anni è meglio. Lo pensi davvero? Che insomma a 50 anni avere successo lo si vive diversamente, Vincenzo? Allora, io devo dirti la verità, lo dico, ma lo dico anche per invidia, che io provo profondamente nei confronti dei ragazzi di 25-27 anni. Quindi partiamo subito e parto dall'invidia. Tra poco si collegherà qualcuno a sorpresa, ma non diciamo ancora chi. Poi mi dici chi. E quindi sicuramente c'è una grande invidia, perché i ragazzi, avere un successo a 20-25 anni ti dà veramente un entusiasmo impagabile. L'ho detto perché è un mestiere molto difficile questo, è un mestiere fatto di compromessi, di giudizi, fino a 80-90 anni sei sempre sotto giudizio, è un mestiere fatto di disciplina, di vocazione. Di non tanti sempre, no. Di tanti no. Sono più i no che i sì, normalmente. Anzi, l'80% è no, 20% i sì. Quindi tutto questo, se non hai le spalle larghe, sei un po' blindato dalla vita e dai sacrifici che hai fatto lavorando, può diventare molto difficile gestirlo. 20-25 anni, diciamo che un successo così clamoroso come Mare Fuori può farti deragliare, può farti anche soffrire tanto, nel momento stesso in cui per tutti ci sarà sempre una linea che discenderà inevitabilmente. Allora bisogna avere le spalle larghe consiglio... e amici e genitori forti. Infatti, che consiglio ti senti di dare a anche tanti tuoi colleghi, no? Appunto tu sul set reciti con dei ragazzi giovanissimi, sì, che consiglio ti senti di dare a loro appunto per affrontare questo successo che magari tra un po' potrebbe un po' calare, poi ritornare? Cosa ti senti di dire? Di non avere aspettative, avere sempre grande ambizione, di studiare sempre, di pensare che comunque in ogni caso hanno vinto, perché quando si fa questo mestiere, si vive di questo mestiere, tu hai già vinto nella vita, perché quando abbiamo iniziato a fare gli attori volevamo lavorare, fare gli attori, semplicemente vivere di questo mestiere, tu quindi non è farlo, importante, no? Sì, però io non sono di quelli che dicono avrei potuto fare soltanto questo nella vita, avrei potuto fare pure il medico, però una serie di vicissitudini, uno sliding door mi ha portato a lavorare subito in teatro. Meno male, posso dire? Sì, meno male. Meno male. Meglio che medico. Tra l'altro, diciamo, vedevo, come abbiamo visto prima, qui scorre un po' di timeline della tua carriera, no? Sì. Ti abbiamo visto anche recentemente in un altro prodotto Rai, che è Il Caso Claps, dedicato proprio ad Elisa Claps. Sì. Poi ti abbiamo visto anche in tanto teatro, il cinema con Ficarra e Picone. Che approccio hai nei confronti di questo lavoro, no? Che passa dal teatro, il cinema, adesso la serialità con grande successo. Qual è il tuo approccio? Il mio grande amore lavoro? È il teatro, ti mi manca molto. Io credo che comunque un attore debba assolutamente stare sulle tavole del palcoscenico per sentirsi bene. Quindi a me manca i 5 minuti, mi manca quell'ansia, mi manca il pubblico vivo, questa riunione che è l'unica riunione a parte la messa che ancora esiste ed è il teatro, no? Quindi questo mi manca molto. È una palestra in cui non se ne può fare a meno. Però ovviamente questa parentesi della televisione inevitabilmente mi ha portato grande fortuna e probabilmente mi aiuterà a fare anche, certo, teatro molto meglio. Lo affronto normalmente, è il mio mestiere, quindi sono tanto contento. Quando interpreti personaggi diversi è sempre una sfida. È il lavoro più bello del mondo quando si fa. Eh no, assolutamente. Allora, quando sei arrivato qui in studio poco fa, sì, sei stato travolto da foto, selfie, video. Quante foto e selfie hai fatto? Ho perso una decina già. Guarda, ormai è una prassi. Perdi il conto.
Perdi il conto. Tanti. Anche perché di te si parla molto online, no? Voglio partire da... se uno digita Vincenzo Ferrera, sai quali sono le ricerche più effettuate? L'hai mai fatto? Ti cerchi? No, devo dirti la verità. Non sei mai cercato? Ma allora, poco. Ti cerchiamo noi. Sì. Se uno digita... Cane. No, solo per complimenti. Sì. Vincenzo Ferrera, parto dal primo. Vedi, guarda, te li mostro pure, mostriamo pure questa schermata. Ci sono tre punti di domanda. Vuoi sapere quali sono le tre ricerche più effettuate? Sì. Parto dal primo. Dove vive? Quindi vuoi rispondere a chi? Posso rispondere? Certo. Io sono palermitano e quindi gran parte del tempo, non tanto, lo vivo a Palermo. Okay. Anche se poi 6 mesi l'anno sono a Napoli per mare fuori, quindi insomma, Palermo. Ok, quindi 7 permettendo Palermo. Sì. Poi, seconda ricerca, sei pronto a sapere cos'è la seconda cosa più cercata? Sì, non mi farei preoccupare, grazie. Altezza? 1,80 m, e questo lo dico con grande soddisfazione. Con orgoglio. Perché è un'altezza perfetta, non troppo, eh? 1,80 m. Un orgoglio. Sì. Allora, l'ultima io la bypasserei, però te la leggo comunque, però andrei oltre. Sì. Perché l'ultima ricerca è moglie, ma noi non vogliamo gossip. No, e quindi... Non sono sposato. Perfetto. Non sono sposato. Perfetto. Sai che anche questa cosa verrà riportata dai siti, sì, gossip. Guarda. Vincenzo Ferrera non è sposato, no. Questo lo possiamo dire. Altro io non chiedo perché non siamo un programma di gossip. Grazie, grazie mille. Perfetto. Sei contento di questo? Sei un amico. Va bene. E allora c'è una sorpresa per te, perché sì, sta per collegarsi un'attrice che quando noi l'abbiamo contattata, lei è bravissima, ha detto: ma io adoro Vincenzo Ferrera. Avrà cambiato idea negli ultimi 2 minuti e mezzo. No, speriamo di no. Sì. E non vi siete mai incontrati, quindi ma... insomma adesso finalmente ci sarà questo incontro virtuale. Perché io apro il collegamento direttamente dal musical, il musical di Mare Fuori, adesso ne parleremo. Apro il collegamento con Giulia Luzzi, benvenuta. Ciao, ciao Giulia. Buongiorno, buona domenica Marco, ciao Vincenzo, finalmente. Piacere, piacere Giù. Tanto ma confermi, piacere. Confermi che lo adori, come hai detto alla nostra autrice Barbara Cinque al telefono. Ma lo adoro, lo stradoro, veramente. Grazie, grazie mille. Ma io ti vengo a vedere, lo sai. Ma lo so, ma noi ti aspettiamo a teatro, Sì, 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 assolutamente, non vedo quindi l'ora. dal vivo succederà questo incontro. Sì, assolutamente. Quindi Timeline ha fatto un po' così da C'è posta per te. Grazie, Esatto. Uniti. Allora, voglio far vedere anche a te, Vincenzo, un po' di immagini del musical, sì, perché, sì, perché appunto è nei teatri in questo momento. Sto mostrando dal mio tablet la locandina. Hanno sempre sold out. Sempre sold out. Sempre. Successo incredibile. Clamoroso. Infatti, sì, partiamo dalla clip 2 e vediamo insieme a te, Giulia, insieme a te, Vincenzo, un po' di immagini. Okay. Vediamo. Davvero delle bellissime immagini. Allora Giulia, vengo subito da te. Tanto tu hai una lunghissima carriera, sei giovanissima, ma insomma già hai iniziato a cantare a 9 anni. Hai prestato la voce a tanti lavori della Disney. Il grande pubblico ti ha conosciuta con I Cesaroni, fiction di grande successo. Sì. Sei stata Giulietta nel musical Romeo e Giulietta. E adesso Mare Fuori. Come stai vivendo questa esperienza? Dove interpreti la direttrice in Mare Fuori? Sì! Con grandissimo entusiasmo e veramente passione, perché poi chiaramente quando sei a teatro, prima ascoltavo attentamente Vincenzo e quando dice mi manca il palcoscenico, insomma ci credo, perché poi chiaramente le emozioni che provi lì sul palco sono un qualcosa di irripetibile, perché sentire i commenti in diretta, il feeling, il sentiment, no, del pubblico, gli applausi, è veramente la linfa, no, per noi che facciamo questo mestiere. Ma Vincenzo sorride perché sei d'accordo con quello che dici? Assolutamente, li invidio tantissimo per adesso. Giusto, appunto, poco fa hai detto mi manca il teatro, sì, no? Sì, quindi sì. Insomma, quanto deve essere importante anche per un attore così giovane rapportarsi e fare questo tipo di esperienza al teatro, no? Deve essere... Ti forgia il carattere fare teatro, è inevitabile, è proprio... Cioè, è l'emblema dell'attore, cioè... ti costruisce fondamentalmente, cioè avere a che fare con un pubblico vero e proprio. Ora, non me ne vogliono
io faccio pure televisione. No, no, ma non è la stessa cosa. Sono esperienze cosa, diverse. Non è la stessa cosa di fare, insomma, devi sentire, lo senti, devi capire il pubblico, se in quella serata è sempre diverso con un pubblico dall'altro. Certo. Se fai una pausa minore, se fai una pausa, cioè veramente porti un personaggio dall'inizio alla fine rispetto al cinema, alla televisione. È veramente un altro mestiere, è veramente una grande sfida. Ecco, Vincenzo cita il pubblico. Soprattutto anche il... infatti, scusami, il pubblico... Marco, soprattutto dimmi, dimmi. Soprattutto anche la come dire, è una grandissima palestra anche cercare di non perdere mai l'energia sera dopo sera, replica dopo replica. Perché chiaramente passata qualche replica uno potrebbe dire no, ma faccio sempre la stessa cosa, ma in realtà è proprio attraverso il pubblico che poi trovi l'energia e ovviamente grazie alla passione che provi per quello che fai. Questo e è inevitabile. Il pubblico che citava Vincenzo come sta reagendo, come lo vedi, come lo stai vivendo? Ma anche tu? Guarda, dire bene è veramente riduttivo, non ci aspettavamo una risposta così tanto positiva. È chiaro che io non sono ipocrita e pensavo già che questo musical avrebbe avuto un grande successo, però sai, riempire tutte le sere o comunque le pomeridiane, tutte le repliche, avere il sold out in sala è un risultato, certo, che è pazzesco e che credo che neanche Alessandro Siani, che è il nostro Siani, regista e la nostra, certo, produttrice Sonia Polomone, si potessero aspettare a questi livelli. Veramente un risultato unico. Senti, prima, e quando ci siamo sentiti, hai detto che adori Vincenzo Ferrera. Hai cambiato idea, come diceva lui? O no, sempre... ma che cambio idea? Assolutamente no. Grazie. Ma poi, guarda, Vincenzo, ti devo dire una cosa. Vuoi sapere la scena... Non so, spero che non sia uno spoiler per chi sta seguendo la serie su Rai 2, però sai, ormai è uscita ovunque su TikTok. Quando ti metti a cantare con la chitarra Origami all'alba è stupendo. Grazie. Ma grazie. È stupendo, sai cosa? Soprattutto sai, c'è stato un punto in cui sei stato un po' boomer, permettimelo. Un po' boomer. Un po' sì. Boomer. Sì. Perché? Sì. Ma volutamente, immagino, è stato, sì, divertentissimo, perché nella, diciamo, nella ritmica del pezzo Crazy J fa "ti saluto in stazione". Sì, non la riuscivo a fare. E invece tu fai "ti saluto in stazione", sì, è bellissimo. Esatto. Che non riesco a cantare quella canzone. No, su TikTok è virale. È stato un momento stupendo. Grazie, Giulio. Bene, allora, sono contento di aver fatto questo incontro virtuale, sì, che accadrà a teatro, insomma, ci vediamo prossimi domani, giorni, sì, esatto. Sì. Però in ogni caso, insomma, sono molto felice. Quindi grazie Giulia Luzzi, complimenti. Online trovate tutte le varie date, ma tanto è quasi sold out, quindi insomma diciamo che è un appello abbastanza inutile, però noi comunque sì, Roma facciamo. Roma è andata, ma siamo molto, esatto, felici di questo e vi aspettiamo nelle altre tappe che anche sono, però insomma, quando lo faranno allo stadio. Allo stadio, al sold out. Esatto. Grazie di cuore e io ringrazio davvero di cuore il mio, grazie, amico. Ciao Giulia, grazie Marco. Il mio, grazie, amico Vincenzo Ferrera. Ciao a teatro, ciao Marco, ciao. Grazie. Grazie. Grazie di cuore a Vincenzo, davvero un bravissimo attore. Grazie. Sono contento di averti raccontato qui a Timeline. E io di essere venuto qua con te, grazie. Grazie davvero. Grazie, ci vediamo mille, presto in qualche altro evento. Ci vediamo sempre. Esatto. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. A domenica prossima con Timeline. Grazie a tutti e a tutti.